Questi se ne inventano di tutti i tipi, hanno una fantasia incredibile e sono pure bravi. Corrieri, assicuratori, operatori sanitari, tutto quello che può venirti in mente loro ce l'hanno. E quando riescono a raggirarti c'è pure il rischio che entrino in casa o che, peggio ancora, diventino violenti. Quindi lasciare gli estranei fuori casa è la prima delle regole. Un cortometraggio che ricrea gli ambienti e le situazioni più diffuse delle truffe agli anziani, un fenomeno che il Comune di Pesaro vuole contrastare con questo video che verrà proiettato nelle sedi dei quartieri per informare e sensibilizzare la popolazione. La campagna, intitolata Sicuri di essere al sicuro, ideata e promossa dall'amministrazione, è stata presentata all'Arena Spettacoli al Curvone. È un progetto nazionale, nasce dal Ministero degli Interni e ha coinvolto le prefetture e le amministrazioni locali. E Pesaro è tra i 50 comuni che sono stati risultati aggiudicatari di questo finanziamento. Eravamo in piena pandemia quando io insieme a Massi Santini, l'assessore Sara Mengucci, la comandante Muzzini, stavamo studiando un modo per arrivare in questa campagna alle persone più fragili in un momento di difficoltà e abbiamo pensato quindi ai video, a dei messaggi comunicativamente semplici che potessero essere d'impatto nei confronti delle persone anziane. Il progetto comprende la realizzazione di altri 3 cortometraggi, oltre a volantini e manifesti, per promuovere la sicurezza consapevole negli ambienti pubblici e privati frequentati dagli anziani. Insomma, guarda, mi sono sentito proprio un imbecille, ecco. Hai denunciato? Cosa ho denunciato? Di? Hanno detto manca mamma mia fiola, che mi vergognava come un ledre. Guarda, ti dico una cosa, è successo anche a me, è successo anche a molti del circolo, ma se si continua ad aver paura e a vergognarsi, non si va da nessuna parte. Infatti, quel che conta, ha detto la comandante dei vigili urbani, è che arrivi il messaggio che ci si deve rivolgere alle forze dell'ordine. Può succedere a tutti, l'importante è condividere con le persone di fiducia quanto accaduto e contribuire così a individuare gli autori della truffa. Inoltre, ha aggiunto l'assessore Mengucci, c'è un risvolto psicosociale molto forte negli anziani per non essere stati prudenti, in alcuni casi un senso di umiliazione e di colpa per essere stati vittima di raggiri. Purtroppo con l'emergenza Covid e l'emergenza sanitaria sono aumentate le truffe, pensiamo anche ad esempio alle truffe online e sono veramente trasversali perché riguardano tanti settori. E speriamo che possano essere di aiuto e che non ci siano in qualche modo e che i tentativi di truffa possano essere in qualche modo riconosciuti. Testimonial d'eccezione, scelto per raccontare con credibilità ma anche col sorriso il tema, è Carlo Pagnini, scrittore dialettale e attore protagonista insieme a Franco Ferri e Daniele Borghi del primo episodio della saga diretta da Francesco Agostini. Io mi ricordo che da piccolo, da ragazzo, insomma, c'era poco da rubare a casa nostra perché le porte addirittura erano aperte, no? Perché sono venuti anche da me, anche pochi giorni fa, che si è presentato uno che era venuto 4 anni fa e mi voleva far firmare un contratto. Lui si è presentato e ha detto, sai, signor Pagnini, guarda, ti senti, par piacere, non la fai tante longa, bella gifi che la strada l'hai asciutta. Se dovessero esserci sospetti, non ti vergognare, chiama le forze dell'ordine. Se non le avessi chiamate, va a capire cosa sarebbe potuto succedere. Sono stati velocissimi, l'hanno preso quel mascalzone. Solo facendo attenzione a queste cose sei sicuro di essere al sicuro. Se ti capite anche a te, antesì da vergognè, tieni in mente che chissà da vergognè, lei ledre.